Torna nella Marca l'incubo meningite. È ricoverato in rianimazione all'ospedale di Castelfranco un 48enne di Riese Pio X. Sabato sera l'uomo era stato accompagnato dai familiari all'ambulatorio della Guardia Medica di Castelfranco. Presentava una sintomatologia importante con febbre elevata, cefalea intensa, stato sensorio compromesso. Il medico di guardia ha immediatamente allertato il 118. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale dove è stato ricoverato. Gli accertamenti sanitari hanno permesso di verificare che si tratta di un caso di meningite da meningococco. Il paziente è stato sottoposto a terapia antibiotica, la prognosi è riservata, ma la situazione sembra evolvere positivamente rispetto alla gravità dell'esordio. I dati che abbiamo a disposizione sono in miglioramento. Il paziente ha avuto una fase critica iniziale che si sta, a nostro parere, gradualmente risolvendo, e quindi speriamo che questo trend di andamento clinico e laboratoristico continui fino a completa risoluzione del quadro. La meningite da meningococco B è una delle forme più pericolose e contagiosa. Ci sono delle forme, quelle che noi definiamo fulminanti, che possono evolvere molto rapidamente nell'arco di 12-24 ore e molto resistenti alla terapia e pericolose per la vita. Non è questo il caso. C'è stata una fase in cui sembrava comparissero degli indicatori in questa direzione, ma poi abbiamo visto una rapida inversione di tendenza. Non appena avuta conferma della diagnosi, il Dipartimento di Prevenzione di Asolo ha contattato i familiari e colleghi di lavoro del 48enne per l'avvio della profilassi, che interesserà complessivamente una 15 persone.